Allora, dividiamo l'azione in due tempi. Il breve termine, cioè quello di riportare i ragazzi all'interno delle scuole, quindi non interrompere l'attività didattica. Abbiamo il liceo classico, il musicale, l'europeo, la scuola primaria e poi lo scientifico e il coreutico. Il classico, il musicale e l'europeo saranno dislocati verso il Pascal Forti, dove già i lavori questa mattina sono iniziati. Quindi entro qualche giorno e daremo continuità didattica, quindi non interromperemo le lezioni. Le elementari e le medie le porteremo alla De Jacobis, perché sono scuole primarie, quindi il comune sta provvedendo a sistemarle nel proprio edificio, mentre lo scientifico e il coreutico andranno momentaneamente all'università. Parallelamente, invece, stiamo realizzando un nuovo edificio provvisorio che ospiterà tutti gli istituti che oggi stanno nel liceo classico Melchiorre Delfico. Dove? Stiamo trovando un luogo in prossimità del centro. Quindi la Gamarana, Forse rispetto alle tre location. anche più vicino. Stiamo analizzando adesso Qual molti è più l'area? spazi. Diciamo Un'area un'anticipazione? centrale, adesso per il momento è una zona di Monna delle Grazie. Stiamo cercando di capire perché non vogliamo allontanare dal centro questa scuola. Quindi non appena individuato il sito e analizzata la fattibilità tecnica, procederemo con la realizzazione della scuola che prevediamo sia terminata appena dopo le vacanze di Natale. Questa è sicuramente una buona notizia, vista la situazione. Sì, purtroppo i tempi sono stretti, la situazione è critica perché sono 1200 alunni più i convittori, quindi questo ci impone dei tempi celeri. Stiamo reperendo le somme, se non ce la faremo con quelle sisma, lo faremo con fondi della provincia. Parliamo di un ordine di lavori, di un Intorno ai importo. 5 milioni. Sono circa 3.000 metri quadrati di scuola da realizzare ex novo. Dal punto di vista legale, invece, l'ufficio della provincia, come vi state muovendo per fare? Si parlava di due ipotesi, richiesta di dissequestro dell'edificio oppure riesame. Allora, questa sono entrambi, diciamo, l'ipotesi che stiamo solo adesso in questo momento al vaglio dell'avvocatura insieme ad altri supporti legali, probabilmente. Cercheremo di sequestrarlo, ma c'è un problema che il problema è meramente tecnico, cioè quello che è stato contestata è la qualità di questa perizia e quindi non possiamo entrare nel merito tecnico, ma stiamo cercando quantomeno di comprendere come mai si sia arrivata a queste conclusioni che sono tra loro divergenti. La sensazione qual è? Che questo edificio rimarrà chiuso per diversi anni? Abbiamo la ragionevole probabilità che possa non essere dissequestrato, quindi ci stiamo prodigando per questo, per una soluzione che sia alternativa alla vecchia struttura, diciamo, la struttura esistente del liceo classico. C'è preoccupazione perché in città si teme che questo possa diventare un altro luogo di degrado. Allora, di fatto no, perché in ogni caso sto cercando, visto che la vecchia amministrazione aveva delegato Invitalia a redigere il progetto e dopo 7 anni questo ancora non è iniziato, stiamo cercando, già l'avevamo fatto tempo fa, di riprendere in mano la gestione della progettazione e realizzazione dei lavori, che ricordo sono coperti da un finanziamento di oltre 20 milioni di euro. La ripresa delle lezioni, le vogliamo spiegare bene quando potrebbero tornare sui banchi sia gli istituti superiori che a questo punto anche quelli inferiori, anche se di competenza comunale? Noi contiamo in maniera scaglionata già da lunedì di riportare i ragazzi sui banchi, quindi per non interrompere le attività didattiche in maniera. Tutti? Tutti? Sì, da lunedì, nella prossima settimana, contiamo di far riprendere le lezioni In anche in presenza? presenza, assolutamente senza attivare la DAD, anche considerando nell'immediato turni pomeridiani. E questa è sicuramente una buona notizia rispetto alla conferenza stampa che avete fatto con il sindaco ieri pomeriggio. Lì si parlava, insomma, di uno stop per almeno una decina di giorni e così non sarà. Sì, si parlava di uno stop perché in un primo momento le analisi erano difficili perché di fatto gli spazi purtroppo a causa delle tante inagibilità non ci sono. Quindi nella prima analisi non capivamo se ci potessero essere delle soluzioni alternative a dei lavori da realizzare, però i lavori comunque non sono mai brevissimi, ma non per l'affidamento, per l'esecuzione, perché di fatto non abbiamo spazi idonei a ospitare i ragazzi. Quindi oggi, avendo rimodulato quelli che sono gli spazi disponibili, pensiamo e contiamo di poterli far ripartire in maniera scaglionata. Quindi, tra virgolette, una buona notizia rispetto, insomma, al disastro che è piombato sulla testa dell'amministrazione provinciale proprio ieri, dopo le 14. Ricordiamo allora, da lunedì.
dove saranno collocati sia gli istituti superiori che quelli inferiori. Allora, il classico musicale europeo a Pascal Forti, l'elementare e la media alla Via Cobis e lo scientifico e coreutico presso l'università.